Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, in questo nuovo appunti di viaggio in cui sulla falsa riga di quello che è stato l'ultimo video che ho caricato vi porterò virtualmente in giro per il mondo alla scoperta delle leggi assurde che ci sono ancora in vigore in alcuni stati, appunto. Direi di non perderci in chiacchiere e cominciamo subito il nostro tour. Partiamo quindi dagli Stati Uniti, in cui dal 1986 è entrata in vigore una legge secondo la quale le autorità possono accedere a tutte le email più vecchie di 180 giorni. E sempre negli Stati Uniti, nonostante il matrimonio gay sia ufficialmente riconosciuto su tutto il territorio, in ben 29 stati è ancora legale licenziare una persona perché gay o lesbica. E in ben 33 stati vale la stessa cosa per i transessuali. Torniamo in Europa con i nostri vicini di casa francesi per i quali non è possibile chiamare un maiale Napoleone, appunto per non offendere il loro celebre imperatore Napoleone Bonaparte. In Grecia invece la polizia può arrestare chiunque sia anche solo sospettato di avere l'HIV e costringerlo a sottoporsi al test, rendendo addirittura pubblici i risultati. Quelli che però in Europa si sono un pochino più sbizzarriti sono gli inglesi, i britannici, e ci sono alcune leggi davvero bizzarre. Pensate, ce n'è una che rende illegale maneggiare salmoni in circostanze sospette, ce n'è invece un'altra che rende illegale l'importazione di patate dalla Polonia, non si sa il perché. Sempre in Gran Bretagna è illegale permettere al proprio animale di accoppiarsi con uno appartenente alla famiglia reale. Mentre se possedete una balena morta in Gran Bretagna, sappiate che la sua testa appartiene al regnante maschio, mentre la sua coda appartiene alla regina. Questo perché la balena è considerata un pesce reale. Andando un pochino più nel particolare, a York è legale uccidere uno scozzese che porta con sé arco e frecce, ma non di domenica. Passando poi all'Asia, ci sono differenze culturali grandissime tra noi occidentali e gli asiatici. Considerate che l'Arabia Saudita, per esempio, basando le proprie leggi sulla tradizione islamica, è una delle ultime in classifica, per quanto riguarda la parità di genere come nazioni. Fino a non molto tempo fa era impedito alle donne di guidare. E ancora oggi è impedito il divorzio in qualsiasi forma. Parlando di cose un pochino più frivole, in Thailandia invece c'è una legge che impedisce alle persone di calpestare le banconote perché raffigurano il re e sarebbe appunto una mancanza di rispetto nei confronti della famiglia reale. Sempre in Thailandia, uscire di casa senza intimo o gettare a terra una gomma da masticare potrebbe costarvi una multa molto molto salata. In più, la legge thailandese impone a tutti gli spettatori di un cinema di alzarsi in piedi durante l'inno nazionale che viene suonato prima dell'inizio di ogni film. Nel luglio 2013, invece, in Cina è stata varata una legge che obbliga i figli ad andare a trovare regolarmente i propri genitori per aiutarli nei loro bisogni spirituali. Chissà che cosa intendono. Mentre in alcune parti dell'India un uomo può offrire alla propria moglie come pagamento di un debito. Ad Hong Kong invece una moglie che scopre il tradimento può uccidere il marito, ma soltanto se lo fa a mani nude. Allora, in questo caso rimane, tra virgolette, impunita. In Birmania invece sarei io nei guai perché chiunque abbia un modem internet senza avere un permesso particolare delle autorità può essere arrestato e quindi imprigionato. In Bangladesh, se si hanno più di 15 anni e si viene beccati a copiare ad un esame scolastico o universitario, si può essere incarcerati. Io sarei stata nei guai più di qualche volta. E voi? Nelle isole Samoa, invece, è illegale dimenticarsi il compleanno della propria moglie, cosa che potrebbe essere un problema qui in Italia per qualche marito un po' più distratto degli altri. Bene, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Nel caso lasciate un bel like e condividetelo con i vostri amici. Se conoscete qualche altra legge un po' assurda e bizzarra, lasciate un commento qui sotto. Sempre qui sotto, ma in descrizione, vi ricordo che ci sono i link a tutti i miei social per seguirmi in diretta in quello che combino. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!